Mister, un buon Forlì stasera, forse abbiamo avuto anche qualche risposta che nelle partite scorse non c'erano, però purtroppo questi 5 gol forse una condizione troppo esagerata per questo Forlì. Sì, io credo di sì, assolutamente. Credo che abbiamo fatto un grosso primo tempo, chiuso meritatamente il vantaggio, forse con un po' più di attenzione potevamo chiuderlo anche col doppio vantaggio, se non prendevamo il gol per una palla persa. Dopo il secondo abbiamo sofferto, non tanto perché abbiamo rinunciato quanto alla forza del Parma, perché noi avevamo speso tantissimo, però anche soffrendo non avevamo rischiato tanto. Qui le palle gol che ha avuto il Parma ha fatto gol, ma poi per il resto non è che... anche questa sera ci troviamo, per quello che ci riguarda, delle stesse cose. Questi ragazzi non si può riprovare niente, hanno dato il massimo. Credo che abbiamo fatto veramente un grandissimo primo tempo contro una squadra fortissima, cioè una squadra che non c'entra niente con noi, forse alla fine vincerà anche questo campionato. Il problema è la nostra situazione, perché perdere una partita così dopo una prestazione del genere ci sta anche, non è quello il problema è che noi la perdiamo nella nostra situazione difficile. Adesso arriva una seconda parte del girone d'andata dove dobbiamo avere la forza di svoltare, almeno di agganciarci lì dietro e poi giocarci tutto nel girone di ritorno. A fine partita sei andato a parlare con l'arbitro? No, con Guardiolini, ma per il quinto gol era quando è partito, penso fossi fuori gioco, magari mi sbaglio anche dopo magari le proteste, quindi niente. Ma noi abbiamo speso tantissimo, noi non volevamo assolutamente rinunciare né chiuderci, volevamo comunque continuare a giocare, quindi c'è la via di mezzo. Parma una grande forza, era sotto, ha spinto tantissimo, soprattutto sugli esterni con Garufo e Sella, hanno messo un sacco di palle in mezzo, hanno degli attaccanti molto fisici, delle mezzali come Scavone e Barai molto pericolosi, quindi certo si parla di giocatori di grande livello per questa categoria. Noi non volevamo rinunciare, però ci hanno messo lì e noi abbiamo fatto fatica a uscire, a recuperare palla, a cercare di giocarla magari col fraseggio e guadagnare campo. Non ce l'abbiamo più fatta perché abbiamo speso tantissimo, però ripeto, anche in una situazione del genere non avevamo rischiato tantissimo. Il problema è che quando ci sono state le palle gol, hanno fatto gol. Poi il 3-3 chiaramente gli ha dato grande forza e quindi non è assolutamente facile. Però noi il problema è che perdiamo una partita del genere in una situazione difficile come la nostra, perché se fossimo in una situazione diversa comunque c'è da essere soddisfatti di questi ragazzi, perché veramente sono probabilmente andati oltre i limiti. Da una parte un Forlì che segna in un tempo gli stessi gol che ha segnato in 8 partite, dall'altra 7 giorni, 10 gol subiti, quindi c'è qualcosa... Sì, i numeri dicono questo, io ti ripeto che la squadra comunque non subisce, al di là del predominio del Parma, secondo tempo non subisce palle gol, non subisce tantissimo. Il problema è che quando ci tirano in porta ci fanno gol, abbiamo preso il 3-3, probabilmente per una disattenzione, abbiamo perso l'uomo. E anche il 4-3 è una respinta, comunque eravamo schierati. Però i numeri dicono questo, quindi non posso neanche contestare quello che mi dici, purtroppo. Il cambio di Mossad? Aveva un problema, un problema all'adduttore che si trascinava, il campo pesante, mi ha chiesto il cambio. Anche perché fino a quel momento mi sembra detto sicuramente il miglior Mossad della prigione. Sì, è un ragazzo molto interessante, quindi mi ha chiesto di uscire per un problema all'adduttore. A posto? Ok, grazie. Grazie, buonasera.